Amici, bentornati su questo canale. Oggi parliamo di come adoperare delle lenti con mount micro 4 terzi su una mirrorless Sony. Qualche tempo fa mi sono accorto di non aver mai investito in buone e belle lenti per quanto riguarda la mia Sony Alpha 6500, che è una bicam per me, insomma. Diciamo che io, lavorando per Blackmagic, la uso poco per fare video, diciamo qualche volta ci faccio delle foto, oppure qualche volta che voglio portarla fuori senza troppo il rig, eccetera, eccetera, mi porto questa qua. Però a un certo punto ho fatto una considerazione, ma io ho le mie bellissime lenti della Make, di cui trovate una review su questo canale, anzi più di una review in realtà. Sono le Make cinematografiche, queste qui appunto per micro 4 terzi T2.2, lenti di cui parlo veramente sempre molto bene. Perché non usarle sulla Sony Alpha 6500? Diciamo che il diametro di queste lenti, che sono per micro 4 terzi, quindi teoricamente per un sensore più piccolo della PSC, in realtà queste lenti coprono la PSC. Tant'è vero che le Make Cine T2.2 non soltanto esistono in questa versione col mount micro 4 terzi, ma le stesse vengono vendute anche con il mount E, cioè Sony. Ho controllato il tiraggio e ho visto che in realtà è possibile, è compatibile il fatto che le lenti per micro 4 terzi vengano montate su un sistema Sony E. Bisognava trovare il giusto anello adattatore e che in realtà è un affarino molto molto piccolo, molto sottile, perché il tiraggio è molto simile fra micro 4 terzi e mount E di Sony. Normalmente costa intorno ai 40 euro. Io ne ho preso uno su eBay che ne costa 24. Non so se consigliarvelo perché fa un po' di troppa frizione. Quando succede questo e si tende a fare metallo su metallo in maniera non troppo liscia, si può produrre un po' di truccioletti o di polvere, ma ne bastano uno o due puntini di ferro che poi vanno sul sensore e non è affatto una bella cosa. Va bene, diciamo che l'adattatore da micro 4 terzi a E-mount non è proprio uguale agli altri, è molto piatto, piccolino, e poi c'ha questa specie di linguetta, insomma è un po' diverso e anche un po' più complicato in realtà, però come vedrete in realtà funge, funziona, soprattutto la messa a fuoco e in particolare la messa a fuoco all'infinito è perfetta. Ci saranno dei test video molto 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 dettagliati in tante condizioni e con tante focali, in modo che vedete anche in generale le Make, che voi le compriate micro 4 terzi adattandole con l'adattatore o le compriate direttamente queste che ho io ma con il mount, e vedete anche insomma come rispondono per quanto riguarda la qualità e la pasta cinematografica se usate su una Sony Alpha. Ovviamente una Sony Alpha APS-C, inutile dire che queste lenti non vanno bene per le Sony Alpha 7, o meglio, diciamo che proiettano un cerchio, non riescono a coprire tutto il sensore, quindi bisognerebbe croppare, usare la Sony Alpha 7 in una particolare modalità windowed, quindi usando soltanto, croppando la parte centrale che corrisponde a un APS-C del sensore full frame. Esistono le Make cinematografiche come queste versione full frame, ma costano qualcosa in più del doppio, quindi insomma è una bella spesa. Queste qui costano intorno ai 350 euro. Metto in descrizione il link sia delle lenti che dell'anello adattatore. Tra le altre cose, nel test poi video che vedrete, ci ho messo anche un'altra lente cine che mi fu regalata da Viltrox, la 33 mm T1.5, di cui comunque c'è una review qualche tempo fa su questo canale. Vedo di mettere in descrizione anche le review, il link alle review. E quindi sia questo Viltrox che soprattutto le Make T2.2 sono lenti molto nitide, perfino a tutta apertura, con una buona pasta cinematografica, poca aberrazione cromatica, sono molto molto solide, interamente in metallo e senza il minimo gioco tra gli elementi.
lenti. Non hanno, questo è veramente incredibile per delle lenti così abbastanza economiche, non hanno il focus breadth, cioè diciamo quel piccolissimo cambiamento di focale, quell'effetto zoom o del respiro, appunto, focus breadth, che si ha mettendo a fuoco con il focus raking, cioè mettendo a fuoco durante la ripresa. Costano, dicevamo, abbastanza poco, insomma 350 euro l'una circa. Io ho l'8 mm che però non ho incluso nel test, il 16, il 25 e il 50 mm, mentre, come dicevo, la Viltrox è 33 mm T1.5. Brevi specifiche tecniche: ho girato con la mia Sony Alpha 6500 con in S-Log 2. L'immagine poi è stata deloggata con una LUT ufficiale Sony. Vi mostrerò anche una versione, diciamo, del filmato dopo un color grading di tipo cinematografico. L'ho fatto con i plugin della Red Giant, in particolare emulando delle pellicole all'interno, diciamo, di DaVinci Resolve. Questi plugin Red Giant, che sono molto intuitivi e molto più facili che fare tutto a mano con le ruote del colore e gli strumenti interni di DaVinci Resolve, di questo Red Giant, in particolare Magic Bullet, pure c'è una review, un come fare, insomma, su questo canale di un po' di tempo fa, di poco più di un anno fa. Come vedrete, ho impostato vari diaframmi da tutta apertura fino a molto molto chiuso, poiché non volevo toccare troppo gli ISO né il tempo di esposizione, perché cinematograficamente è una cosa problematica farlo, e allora ovviamente ho utilizzato un filtro ND variabile, il mio Tiffen, che insomma metto in descrizione, che consiglio sempre per la celebre qualità Tiffen. Ma prima di vedere queste immagini, questo lungo test all'aperto in studio con un attore modello, insomma, ho cercato di fare una specie di videoclip per farvi vedere sul campo come si comportano queste lenti, piccolo momento di consigli per gli acquisti, cioè se stai cercando un videocorso con cui formarti, magari è questo. Professione Videomaker è il corso italiano di videomaking più completo sul mercato. In ben 20 ore di lezioni ha l'obiettivo di fornire una formazione completa. Parte dalla attuale tecnologia delle camere, pro e contro di cinecamere, reflex e mirrorless, i formati di registrazione, la compressione, il log. Tutto sugli obiettivi foto e cine, le attrezzature per le riprese, cavalletto, spallaccio, steady, gimbal, slider, carrello, l'uso dei droni e le regole della legge. La fotografia, l'esposizione, il triangolo ISO, diaframma shutter, luce solare, artificiale, dura e morbida, tecnologie dei corpi illuminanti, diffondere e riflettere la luce. La registrazione audio, microfoni lavalier e shotgun, sistemi wireless, registratori digitali, il boom e le tecniche per usarlo. Un capitolo è dedicato al perfetto chroma key. Quindi la regia cinematografica, le inquadrature, i punti macchina, l'inclinazione della camera, i movimenti di macchina e come realizzarli, la continuità cinematografica, la regola dei 180 gradi. E ancora il montaggio, software disponibili, regole e ritmo nel montaggio, stacchi e attacchi di montaggio, le transizioni. L'uso della musica negli audiovisivi, cenni di scrittura creativa, di color correction e color grading. Professione Videomaker ti insegna a realizzare i video da professionista. In descrizione trovi un link che ti porta a un lungo estratto gratuito di 20 minuti per poter vedere e giudicare bene il corso, così che se è quello che stai cercando lo potrai acquistare, costa veramente poco per quello che offre un corso di 20 ore. Bando alle ciance e veniamo al test, alle immagini. Thank you.
come vi dicevo, veramente le immagini raccontano di una lente che, malgrado sia così contenuta sul piano economico, è veramente buona. Non l'ho detto prima, ovviamente sono lenti da usare in senso cinematografico, su dei set, videoclip, spot, cortometraggi, perché non hanno assolutamente gli automatismi né il diaframma comandato dal corpo macchina, soprattutto non è disponibile l'autofocus. L'autofocus di tutte le Sony, anche la serie 6000 come la mia 6500, è tra i migliori del mondo. L'autofocus continuo che appunto segue un soggetto mettendolo sempre perfettamente a fuoco. Sicuramente tra le lenti cinematografiche sento comunque di consigliarvi le Meike. Ovviamente se avete già le micro 4 terzi, perché magari avete una Lumix, una GH6 o una Blackmagic Pocket 4K, non fate altro come me che acquistare l'anello adattatore e adattare appunto a una Sony Alpha della serie 6000. Io la utilizzerò anche per fare le foto, perché è veramente molto nitida. E prima di salutarti ti ricordo che sono anche su TikTok, canale Professione Videomaker, dove parlo soprattutto di cinema, e su Facebook, gruppo privato Professione Videomaker, dove ci sono circa 2000 colleghi che insomma ci scambiamo opinioni, consigli e quant'altro. Grazie per avermi seguito, mi raccomando lascia like, iscriviti al canale e ci vediamo prestissimo su YouTube Professione Videomaker.